come facciamo a avere fiducia in uno Stato dove ha dichiarato la terra dei fuochi, dove ha detto che ci stanno problematiche grosse di salute, di ambiente e tutto, dove anche il Pascale oggi, per fortuna, dichiara questo, e si presentano con un altro discarico e con un incendio. Questo è inaccettabile. Io non ho fiducia di chi fa questo. Poi viene in chiesa a darsi il colpetto o il petto e dirci che lui farà qualcosa perché lui casomai schifa la camorra. A me questo è, per me è preoccupante questa cosa. Quindi volevo parlare se la regione che sta appoggiando, perché il Romano, mentre davanti ai giornali dice che lui è contro le discariche, è contro, manda poi i suoi adepti in commissione a votare per le aperture delle discariche e per l'inceneritore. Questo è vergognoso in questo stato di fatto. Grazie. Così se no non sentiamo nessuno. Volevo solo dire che nonostante l'attenzione sulla terra dei fuochi, nonostante le critiche al monitoraggio dell'aria, della terra e dell'acqua, noi continuiamo ad avere una situazione di non controllo degli inquinanti. Io sono quello che da quando hanno spento le tre centraline che monitoravano la Cerra, per 3 anni su Repubblica, su Mattino, ho fatto articoli in cui chiedevo la riattivazione. A gennaio, non lo so se a causa mia, non credo, ma comunque penso che un contributo c'è stato, hanno riattivato non 3 ma 4 centraline. Da gennaio ad oggi abbiamo centraline che tengono il 50% di dati, il resto dei dati sono dati non disponibili. C'è la centralina di Acerra, zona di Acerra Scuola Capasso, che ha addirittura 602 dati non validati, cioè non i dati che non pervengono, sono dei dati che arrivano ma non sono validati. Quindi non si capisce cosa ci sia a fare. Attività di manutenzione zero, cioè dopo 600 dati non validabili, la scuola Acerra Capasso non ha attività di manutenzione. La stessa cosa che Acerra zona industriale. Questo è tutto in un mondo in cui già stanno a 40 giorni oltre le PM10, oltre i 50 microgrammi, per non parlare della PM2,5. Cioè allora dico, tutta questa nostra preoccupazione poi viene mortificata da un'ARPA che sì, ci mette centralina, anzi ce l'ha messa pure una in più, però alla fine i dati che raccogliamo sono scarni, sono minimi, cioè non ci danno un'idea di cosa sta succedendo. E poi sono dati che, a mio parere, non danno l'idea di che cosa ci sta succedendo, perché noi dovremmo avere anche dati sull'IPA, sui COV, sui POP, cioè tutti i termini che dicono di elementi molto nocivi per la nostra salute. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Volevo